Buonasera e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Fire Ash. In questo walkthrough gameplay che sto portando siamo appena arrivati a Olivinopoli e direi di esplorare la città, quindi vi faccio vedere nel frattempo la mia squadra, eccola qua. Bailiff, Totodile, Cyndaquil, Noctowl, Heracross e Pikachu. Bene, diamo un'occhiata a Olivinopoli. Olivin City, the port with sea breezes, il porto con la brezza marina. La palestra a quanto pare è inaccessibile, infatti ci dice che Jasmine, ovvero la capo palestra di questa città, è al faro di Olivinopoli, ora, e non accetta alcuna sfida. Jasmine used to be a rock gym leader. Jasmine prima era una capo palestra di tipo roccia. At the sea, ah, the sea, what a beautiful place, il mare, che posto incredibile. Qui potete trovare una caramella rara invisibile, quindi prendetela, mi raccomando. Poi andiamo qui dentro, vediamo tu, se non sbaglio fai uno scambio, vero? Sì, vuole un Krabby per un Voltorb, ovviamente no, tanto abbiamo già entrambe le linee evolutive ultra complete nel Living Dex. Allora, qui sopra abbiamo esplorato, lì c'è una casetta, andiamo a vedere. Eccoci qui. Salve. Ho speso anni, ho trascorso anni allenandomi per perfezionare questa mossa. Viene chiamata Rotolamento. Vuoi che ne insegni un tuo Pokémon? No, grazie, anche perché nessuno vuole impararla. Non è che nessuno può impararla, nessuno vuole imparare quella mossa di merda, capito? Don't you just love this simple little town? Non ami questa città semplice e piccola? No, sinceramente. Beh, non è male in realtà, non è male. Your Pokémon seem to care a lot about you. Take this. Ah, e questa ci dà la conchinella. Quella per aumentare più velocemente l'amicizia di un Pokémon. Comunque nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare come sempre e di iscrivervi al canale facendomi anche sapere appunto cosa ne pensate di Olivinopoli, del faro, come l'avete vissuta la prima volta che siete passati di qua. I've never enough money to keep my team healthy. Non ha mai abbastanza soldi per tenere il suo team in salute. Vai, compriamo qualcosa noi invece. Non penso ci sia molto da comprare. Abbiamo un full restore qui comunque. Possiamo iniziare a fare scorta di ricariche totali. Qualche follia io me lo prendo, eh. Ecco fatto, 5 in più me le prendo comunque, che non è male, non so male. E a questo punto noi non possiamo passare di qui, giusto? No. Unfortunately, we are not sailing right now, non stanno salpando ora, non salperanno. Diamo una curata ai nostri Pokémon anche qui dentro. Ecco fatto. Nel frattempo ho iniziato a giocare anche a Pokémon blu e infatti la differenza si sente tantissimo, ragazzi. I really wanted to go swimming. Ok, vorrebbe davvero andare a nuotare lei. Questa ci teletrasporta via. It's a shame the beach is flooding. È un peccato che la spiaggia si sia allagata. Beh, peccato sì. Però a questo punto direi di andare nel faro di Olivinopoli, Glitter Lighthouse. Anche detto faro splendente, insomma. Non penso ci siano Pokémon selvatici qui dentro. Vediamo che abbiamo davanti Bailiff. Dovremmo mettere davanti Heracross, Cyndaquil e questi qui, a dire la verità, perché sono loro a cui serve fare livelli. Quindi mettiamo davanti loro. Are you here to see Jasmine? Sei qui per vedere Jasmine. Penso che tutti siano qui per vedere Jasmine. Però sono qui anche per farti il culetto con il mio Heracross. Allora, usiamo un bel Brick Break. Vai Brick Break, che è anche Stab. Dovrebbe fargli abbastanza male per shottarlo, infatti. Poi Poliwhirl. Poliwhirl, lasciamo comunque il nostro Heracross. E vediamo quanto danni facciamo con un'altra Brick Break. Non male, eh. Non male. Poi andiamo di Shadow Claw e via. Ottimo. Capisco. Sì, capisci, capisci. Io richiedo una battaglia, ci dice questo gentiluomo. E chi siamo noi per rifiutare una battaglia? Oh, Noctowl. Contro di lui direi di andare di un cavolo di niente. Contro di lui direi di mandare Totodile. Ah, peccato che non gli abbia insegnato Gelodenti, davvero, peccato. Air Slash mi fa parecchio male, parecchio. E contro di lui direi di usare Crunch. Ah, però non è super efficace, è vero. No, cambiamo di nuovo Pokémon allora e mandiamo il nostro Noctowl. Noctowl contro Noctowl. Perché Noctowl è tipo normale volante, non è tipo psico. Pur potendo fare attacchi di tipo psico. Ecco, Air Slash mi farebbe comodo in realtà. Anche se pure Uproar non è male.
sono abbastanza soddisfatto del moveset di questo Noctowl. E tra l'altro lo tengo con volo perché volo è molto utile, altrimenti ne segnerei qualcos'altro. Saliamo. A quello mi sa che avrà Pokémon tipo elettro, da vederlo così. Quindi direi di mandare davanti. Ma Heracross ci sta in realtà. Ha pure terremoto. Diamo solamente una curata con una superpozione al nostro Totodile. Vai. Come nuovo. E si va. What's a kid doing here? Cosa sta facendo un ragazzino qui dentro? Lo potrei chiedere lo stesso a te. Ah, sei un avicoltore. Ma va a cagare, ma. Un avicoltore che si spaccia per un elettricista. Allora, andiamo con Shadow Claw. Ah, no, è vero, è normale lui. Mannaggia me. Mannaggia me. No. Dai, però, è morto con un solo aerossalto. Questo lo sapevo che sarebbe accaduto. Lo sapevo perché, come vi dicevo, Heracross ha zero in difesa, letteralmente zero. Quindi una qualsiasi mossa super efficace, fisica, lo sciotta molto probabilmente. Poi lì ha fatto pure brutto colpo, quindi andiamo bene proprio. Vai, lanciafiamme. Sin da qui il picchia, eh. Ne prende anche tanto, però picchia. Grazie più che altro a lanciafiamme. Perfetto, 32. Spearow lasciamo Cyndaquil. Se non è più veloce, ok, perfetto. Cyndaquil comunque si porta a casa la vittoria. Com'è successo? È successo che adesso io, mentre parlo con voi, vado a curare velocemente i miei Pokémon, perché che Totodile venga, anzi che Heracross venga one-shottato così non mi va per niente. Tanto sono qui, ci metto praticamente 2 secondi, anzi il tempo di dirvelo e l'ho già fatto praticamente. Ecco fatto. E torno al faro. Dobbiamo arrivare in cima, dobbiamo arrivare in cima a questo faro, altrimenti non possiamo abbandonare questa città, non possiamo combattere contro la capopalestra Jasmine. O Yasmin, ditemelo come lo pronunciate voi. Yasmin o Jasmine? Vai, combattiamo. È venuto qui per raggiungere il cielo? Ma un altro avicoltore, ma basta! Avicoltori maledetti. Era assalto. Aia. Ok, fortunatamente se non sbaglio grafica è speciale. Infatti mi ha fatto meno danno. No, se tu hai tutti i Pokémon di tipo volante, guarda, ti mando in campo Cyndaquil, che ha dei lanciafiamme pronti per te. Pronti per te. No, aspetta, ho usato comete. Ma va a cagare, ho usato comete. Vabbè, usa di nuovo comete a questo punto. È inutile sprecare un lanciafiamme. Ole, un altro PJ. Questa volta voglio usare lanciafiamme. Vai. Addio Sindaco, addio, volevo dire PJ. Loro continuano a usarmi attacco rapido, quindi un po' mi fanno male, peccato. Però, se non usano attacco rapido, è tutta esperienza gratuita per noi. Perfetto. Allora, quello invece avrà Pokémon di tipo acqua, quindi Heracross lo può reggere. Questo posto helps keep us sailors safe. Questo posto aiuta a tenere al sicuro noi marinai. Ok, manda in campo Krabby e noi mandiamo Heracross con un bel Brick Break. Peccato che non sia morto. Ok, ci ha calato la velocità. Ah, protezione, va bene. Però sono comunque più veloce. Buono, un altro Krabby, non è un problema. Usiamo 2 aerossalti a questo punto. Anzi, un aerossalto e una breccia. Vai. Addio. Eh sì, però devi fare proprio. L'unica cosa che puoi dire, guarda. E siamo al terzo piano. How am I ever going to get to the top? Come potrò mai arrivare in cima? Ci chiede questo gentiluomo. Preston. Ok. Ok, no. Cambiamo immediatamente Pokémon. Vai, Totodile è tutto tuo. Pure con meno uno di attacco Heracross contro quel cosorino non avrebbe mai fatto nulla. Andiamo con Surf. E addio Growlithe. Un altro Growlithe, va bene. Un altro surf. Bene così. È così stanco, poverino, questo qui.
Una pupa, Ashel Dwayne, dovrei vincere. Vedremo. Vedremo, Connie. Che manda in campo Meryl. Beh, io uso un bel Earthquake. Fa parecchio male. Ok, lei usa Rain Dance, io uso Aera Lace. E addio Meryl. Oh, oh, sì. Sono io a dire oh. Saliamo un altro strumento, qui una super pozione, ottimo, quella che avevo usato prima ci viene ridata. E questo dovrebbe avere altri Pokémon di tipo acqua. E è preoccupato perché è troppo in alto, magari soffre di vertigini, non lo so. Anche se è al chiuso, quindi boh. Eccolo qui, Poliwhirl. Andiamo di Brick Break. Fa parecchio danno con Brick Break il nostro Heracross, eh. Giustamente, è Stab. Ok, peccato che non impari Forbice X, questa cosa è davvero stupida. Però niente da fare. Machop, ok. Ora ci torna utile Aera Lace. Contro Pokémon come Machop. Poliwhirl, lasciamo Heracross. E andiamo di Break Break. Dai, di pochissimo non è morto. E ah, ci diminuisce pure la velocità, infame. Aerosalto, via. Forse sarei di livello ora. Sì, ottimo. Un altro matchup. Altro aerosalto, speriamo di essere più veloci. Sì. Ottimo. E abbiamo battuto anche Roberto. Via Roberto. E siamo arrivati in cima. Eccola qui, Jasmine con il suo Ampharos. Dai, questo sprite non è così brutto come gli altri, perlomeno. You came all the way up here to challenge me? I'm sorry, but my Amphi is sick. Sei venuto fin qua su per sfidarmi. Mi spiace, ma il mio Ampharos è ammalato. Se avesse qualche medicina da Chunwood City, sono sicura che si riprenderebbe immediatamente. Ma non posso lasciare questo posto. Se potresti prendermela per me, per favore, ti prometto che se lo farai, avrai la tua sfida in palestra. Quindi, abbiamo ottenuto la nostra missione, ovvero quella di andare a prendere la medicina a Chunwood City, quindi vi faccio vedere come ci si arriva, anche se immagino che lo saprete molto meglio di me. Eccoci qui. Si scende, si ritorna giù lungo tutto il faro. Ecco qua. Ci diamo una curata ai Pokémon prima di tutto. Così per gradire. Eccoci qui. Perfetto. E a questo punto si può andare qui. Benvenuto alla crociera di Olivinopoli, essenzialmente. Voi dovreste andare a Chunwood. Ed eccoci qui. A Chunwood City. I nostri sono degli strumenti invisibili qui dentro. Sì, Max Aether. E qui? Nope. Qui magari? Neanche. Nemmeno. Facciamo di passare tutti già che ci siamo. Eccoci qui. Aha! Un revitalizzante qui dentro. Tu cosa dici? No matter how many times we break them these rocks, just keep coming back. Non importa quante volte le rompiamo, queste rocce continuano a ritornare. Vorresti imparare Earth Power? Aspetta. Beh, nessuno può impararlo, quindi niente da fare. Niente da fare. Nessuno vorrà imparare Earth Power. Possiamo quindi andare qui dentro. Diamoci una curata a Pokémon anche qui. E via. Parliamo alla bambina. Io odio l'acqua, non voglio vivere qui. No, poverina, odia l'acqua e vive su un'isola. Va bene. Tu invece? Lei vorrebbe andare a nuotare, ma il padre gli ha detto che non può farlo. Mi spiace, la dura vita di una bambina. Allora, qui non c'è nessuno. Andiamo invece in questa casetta. Ma queste? Oh, pazzite? Swimming, swimming, nuotare, nuotare. Oh! Pazzita sta bambina. Swimming, swimming, anche lei. E sono così impazienti, dice il loro padre. Va bene. Però guardate, a questo punto direi che l'esplorazione vera e propria di Chunwood City la faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.